Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, al capitolo primo, dal versetto 26 e seguenti, leggiamo: «Allora Maria disse, eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei». L'annunciazione dell'angelo a Maria ci fa vedere una fonte di luce con due forti raggi, quello dell'amore di Dio che riempie Maria della sua grazia, della sua presenza, e quello della risposta pronta e generosa di Maria nell'accogliere nel suo grembo il Figlio di Dio che si fa uomo. Tutta la risposta di Maria a Dio è nella parola «eccomi», cioè «mi consegno a te totalmente, senza riserve». Segna il passaggio da una vita orizzontale, centrata su di sé e sui propri bisogni, a una vita verticale, slanciata verso Dio. Eccomi è essere disponibile al Signore e credere che Dio conta più del mio io. Maria, alla parola eccomi, aggiunge «avvenga per me secondo la tua parola». Non dice «avvenga secondo di me», ma «secondo te». Non pone limiti a Dio, non pensa «mi dedico un po' a Lui, mi sbrigo e poi faccio quello che voglio». No, Maria non ama il Signore quando le va a singhiozzo. Vive fidandosi di Dio in tutto e per tutto. Ecco il segreto della vita. Può tutto chi si fida di Dio in tutto. Ogni volta che diciamo di sì a Dio, qualcosa cambia in noi e sempre in meglio. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.